Le Hawaii sono una delle poche regioni al mondo che tuttora riserva alle sue antiche culture tribali un'importanza rilevante anche nella vita quotidiana. Dunque, in un gioco ambientato alle Hawaii, come non inserire tali elementi? Ovviamente ciò non è sfuggito alla Game Freak, che ha visto nelle Hawaii una regione con un mix di culture perfette per l'ambientazione del nuovo gioco Pokémon. Oggi parleremo di una teoria riguardante un dettaglio che è trapelato alle 3 di qualche giorno fa, ossia la presenza, per ognuna delle 4 isole della regione, di un Pokémon guardiano, al quale vengono dedicati particolari riti. Di certo salterebbe all'occhio la coincidenza tra i 4 Pokémon guardiani e tra il segreto ancora ignoto che accomunerebbe altri 4 Pokémon, ossia Poplio, Rowlet, Litten e Diwanko. Ma di fatto ci viene fatto intendere che questi 4 guardiani sono Pokémon leggendari e quindi la spiegazione non regge, anche perché, siamo seri, chi è che venererebbe sto coso? C'è pure da spiegare che sono ironico? No, seriamente, i fan di Poplio stavano diventando più fastidiosi di quelli che lo insultano. Ma comunque dobbiamo trovare un'altra spiegazione ai nostri guardiani. Prendiamo perciò in analisi il nome con cui è stato chiamato il primo guardiano, ossia Tapu Koko. Un nome scelto a caso? Ovviamente no. Ed il fatto che si combatta durante il suo festival è una scelta priva di senso? Nemmeno. Andiamo quindi a scoprire cosa si cela dietro Tapu Koko. Facendo delle ricerche, ho scoperto che in hawaiano antico Tapu Koko vuol dire letteralmente sangue sacro, un nome molto particolare, ma che può avere un significato se pensiamo che in suo onore, come ci mostra il gameplay mostrato alle 3, si svolgono dei combattimenti tra Pokémon. Ora, torniamo all'inizio del nostro discorso. Le Hawaii possiedono una forte cultura tribale, e proprio per questo è lecito pensare che questa teoria dei culti per ognuna di queste isole possa essere legata alla mitologia hawaiana. Difatti, dopo aver fatto varie ricerche, ho scoperto che esiste una divinità antica delle Hawaii chiamata Ku, dio ancestrale del cielo associato all'est e quindi al sole, al quale in antichità si rivolgevano sacrifici umani. Potrebbe essere proprio questa l'origine del nome Tapu Koko, ossia sangue sacro? Che questa divinità possa essere associata perlomeno con Solgaleo? Ricordo difatti che quest'ultimo viene definito come il messaggero del sole, quasi di indicarne la condizione di semidio. Dunque Tapu Koko forse è una divinità primordiale al di sopra di tutti e forse non è nemmeno un Pokémon? Potrebbe darsi, soprattutto se consideriamo che risulterebbe strano chiamare un Pokémon Tapu Koko, non trovate? Con tutto ciò abbiamo parlato di un unico guardiano però, ma non ci siamo di certo dimenticati degli altri. È possibile provare a risalire alle loro identità? O quantomeno provarci? Beh, non ci resta che provare. Premettendo che esistono moltissime divinità nella mitologia hawaiana e che non è facile nemmeno raggrupparle tutte, sicuramente Hina, moglie di Ku e rappresentazione della notte e della luna, avrà il suo spazio. Potrebbe addirittura prendere il posto di Ku, il quale sarà presente solo in una delle due versioni, ossia Pokémon Sole, in quanto quest'ultimo rappresenterebbe Solgaleo, mentre la moglie Hina sarebbe presente in Pokémon Sole e Luna, dato che rappresenta Lunala. Rimangono dunque ancora le 3 isole con i loro 3 guardiani da identificare. Considerando l'ampia lista di dei che compongono il folklore hawaiano e considerando la difficoltà nel sceglierne proprio 3, quelli che mi saltano all'occhio sono esattamente 3 divinità, ossia quella del fuoco, quella dell'acqua, elementi che ovviamente contraddistinguono entrambi la regione di Alola, e infine la divinità creatrice della vita. Esse si chiamano rispettivamente Pele, dea del fuoco e dei vulcani, Kanaloa, dio del mare e della morte, il quale presenta le sembianze di un calamaro, ed infine la divinità legata alla procreazione, alle foreste e alla natura, ossia Kane. Evitare battute sul suo nome, grazie. Quest'ultima potrebbe essere rappresentata dal celeberrimo Marshadow, il misterioso terzo membro del trio di Alola, mentre degli altri due guardiani non sappiamo per ora nulla, ma in ogni caso è molto probabile che si ispirino a delle divinità hawaiane, data l'analogia già mostrata per quanto riguarda Tapu Koko. Voi cosa ne pensate di questa mia teoria? Scrivetemelo qua sotto in un commento. Vi invito a lasciare un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate, mi raccomando, anche dai social che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati sull'attività del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video!